Buongiorno brighelline. Sì, avrete preso paura, presumo. Niente, ho deciso di vloggare. È l'una e cinque quasi. E ho deciso di vloggare, non sono nuda. Ho deciso di vloggare perché oggi abbiamo deciso di iniziare a cambiare il colore finalmente di quel terribile salotto rosa fosforescente. E quindi fra un po' arriva Manuel, io devo iniziare a mettere un po' di giornale sulle porte per appunto riparare il tutto e non so in che condizioni saremo a fine serata, cioè vi faccio vedere il salotto. Ciao nonnetto! Ciao nonnetto! Che cacca! Adesso! Ecco, ma perché non si vede una mazza? Aspettate. Ok, Ale si sta guardando ora yo-yo, per fortuna che esiste, porta smontata, termosifone che si sta finendo di svuotare, non c'è più nulla, ci sono dei quadri che dobbiamo togliere, tende, i divani che non sappiamo dove mettere ma dobbiamo tirarli fuori e qui c'è il delirio, però finalmente daremo su un bel bianco in questa stanza, poi av più avanti quando ne avremo la possibilità. Magari, ecco, e finché vi parlo, giro, e compreremo un biglietto, spostiamo un po' il tutto, dobbiamo tirar via il divano da qua, metterlo dall'altra parte perché Alessandro ha iniziato a salirci sopra, lì c'è la finestra, non mi piace per niente sta cosa. E Nanetto, cosa stai guardando? Non c'è l'orso? Non c'è Mascia e orso? E Calimero? Ehi, Caimeo, Caimeo, c'è il delirio in giro per casa, qua c'è un cane che cerca refrigerio da qualche parte, vero amore? Amore, ti amo, c'è tanto caldo, è vero, pucciosa. Ecco, un po' di cose sono di qua, un po' di cose sono di là, ho il delirio in sta casa. Praticamente il pirla che c'era prima di noi qui dentro, quando ha dato il colore, non ha pensato di proteggere un attimino porte, finestre, quelle cose lì. Ha dato sul colore nel termosifone, dappertutto. E quindi adesso prima devo grattare via il colore della porta. Sexy. Sto bloccando. Guarda, sei in castigo, non c'è più posto per muoversi. Blocco. Topino? Tu fai il bravo, amore. Bravo, ciccio, pure mamma. Tu, il tuo cicciona, no? Non hai più posto per vivere, tu. Guardate il mio Mr. Grey che dà 50 sfumature di bianco. Guarda che tiro fuori il pennello, se non vuoi dire. Facci vedere il pennello, amore. Dai! Nuovo make-up da imbianchina, cioè da notare. Credo di avere più colore addosso io che nei muri. Però è troppo bello dare il colore, mi ci sto divertendo un sacco. Ciao amore mio bellissimo! Ti sei svegliato, ma cosa fai con la copertina? Non è abbastanza caldo? Eh? E le mani dove sono? Dove sono le mani? Eccola! La mano del mio amore, guarda che sei tutto sudato, spostati da. Sei tutto sudato, tu cosa fai con la copertina? Eh? Chi c'eri?
Cosa c'è? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Un muciotto. Mangi la banana, amore. Ehi? Due mani. Due mani? Eh sì, due ne hai. Ecco, lei tutte e due. È buona la banana? Eh? Fammi vedere il musetto. Il bicotto con la gelata. Eh? È buono, amore. Ehi. Sei tutto lonto. Poi il dolcetto, amore. Fatoli. Cos'hai fatto? Cos'è quello lì? Era un po' troppo diluito il colore, adesso dobbiamo andare un'altra mano e dopo forse un'altra. Ecco, questo è il cartone preferito di Alessandro. Chi sono? Ale, chi sono? Chi sono? Dimmi, chi sono? Chi è quello lì? Tuo fratello Tommy. Chi? Chi è che sono? Toto. Toto e? Il pane. No, il pane, è quasi pronta la minestrina, amore. Papà. Quasi pronta. Sono finita, sto facendo la minestra ad Ale, abbiamo finito il colore, sono dovuta andarlo a comprare e adesso mangeremo un panino forse. Sono andata a fare la spesa, a passare dei miei e questo è lo stato attuale della nostra cucina. Ci siamo quasi. Chi si offre a venire a darmi una mano a pulire? Dovremmo dare un'altra mano di colore, ma domani, basta per oggi. Bene ragazze, sono le 9:20, siamo finiti. Adesso ho appena finito di sistemare, tra virgolette, la cucina. Manu è andato a farsi la doccia e poi me la faccio anch'io e andiamo a fare due passi, portiamo fuori Ale in modo che si addormenti, perché di solito si addormenta nel suo dindolino di là guardando la TV, e solo che di là non c'è più la TV, non c'è più il dindolino e quindi... Ecco, mamma mia che giornata, e domani sarà peggio ancora. Signorino, cosa stai facendo? La Peppa. La Peppa. Luda impazzisce, quando sente il maialino. No! Ma perché non lo usi la manina, amore? Guarda qua che pancia! Guarda qua che pancia! Che pancia! Che panciotto fa! Che panciotto pangioloso! Che pancione lì! Di chi è quel pancione lì? Di chi è? Che pancia! Basta! Basta! Brutta! Basta! Capati! Di ciao! Ciao! Ciao a Duda! Ciao a Duda! Ciao a tutti! E oggi è il giorno dopo
di ieri. Oggi è l'8, sì, è sabato 8 e volevo farvi vedere una cosa, a parte il casino che... Ok, siamo ancora in alto mare e qui abbiamo due ospiti, Willy e Lucky. Sono i cagnolini di mia mamma che sono qui ospiti per qualche giorno perché mia mamma è andata a Međugorje con mio papà e quindi faccio da babysitter in questo delirio, in questo delirio. È meno 5 a mezzogiorno, devo iniziare a far da mangiare perché di là Manuel sta trafficando ancora. Hai visto? Finalmente è andato via quel rosa di merda. Faccio da mangiare. Nanito! Ciao!